Allora, questa è una disciplina che nasce alle sue fondamenta nello yoga, precisamente nel Kundalini Yoga. Solamente che l'esperienza della pratica dello yoga viene trasformata in una forma creativa del movimento, in una forma dinamica e molto armoniosa. E non è necessario saper ballare, non è necessario essere estremamente flessibili. L'importante è sentire il proprio corpo e assecondarlo. Per cui se io faccio un movimento che a qualcuno di voi può risultare faticoso o anche insomma rischioso, se sapete di avere dei problemi alla colonna vertebrale, magari di non poterla flettere troppo, cercate di sentire il vostro corpo e adattare il movimento che faccio. Nell'esperienza della Shakti Dance noi dividiamo diciamo, la lezione che oggi è un piccolo assaggio, normalmente dura 1 ora e mezza, in 5 fasi. Nella prima parte si sta normalmente a terra e si inizia a lavorare con un allungamento del corpo attraverso delle asana, delle posture dello yoga che vengono rese molto armoniose e consecutive una all'altra. Oggi questa parte, non potendola fare a terra, poi negli incontri che arriveranno quando il tempo è più caldo lo faremo, la faremo in piedi, quindi adatteremo degli esercizi di allungamento in posizione retta. Nella seconda fase faremo dei movimenti guidati, dei passi guidati molto semplici oggi. È una fase molto importante perché in quel momento noi cominciamo a sentire come si muove il nostro corpo abbinandolo al flusso del respiro. Molto spesso chi prova per la prima volta a muovere il corpo in un certo modo si rende conto che non sta respirando, no? Se vi rendete conto di questo, respirate, perché così come vuole lo yoga, il movimento diventa meditazione per il corpo quando è abbinato a un respiro consapevole. In una terza fase faremo un'esperienza particolare perché dopo aver mosso il corpo in un modo guidato libererete il vostro movimento creativo, quindi farete quello che vorrete. Comincerete a muovervi così come in quel momento il vostro corpo vi chiede di essere mosso. Ci sono poi altre fasi che sono rilassamento a terra, che oggi non facciamo, comunque ci rilasseremo un po' in piedi. E poi delle varie forme di meditazione, oggi magari ascoltiamo un mantra rilassante. Però qualsiasi cosa oggi vi sentiate di voler fare, fatelo senza porvi né nessuna forma di giudizio, perché la cosa peggiore che possiamo fare per noi è quando facciamo qualcosa di nuovo, anziché stare nell'esperienza a giudicarci rispetto a come la facciamo, e stare attenti comunque a come vi muovete, cercando di sentire il vostro corpo e adattando, ripeto, quello che faccio. Ok? Quindi è tutto qua, molto semplice, no?